Eccomi ragazze per il video sul semipermanente, me l'avevate richiesto. Allora, come io applico il semipermanente? Allora, intanto io ho tolto già il mio semipermanente che era quello viola della M Makeup. Io utilizzo solo semipermanente 3 in 1, vale a dire che praticamente evito di fare dei passaggi perché questi semipermanenti hanno tutto incluso. Allora, diciamo il semipermanente normale va messa base, primer, poi lo smalto e poi va messo un sigillante. Invece, nel caso insomma di semipermanente una fase, che è tipo questo Mesauda, questo della M, questi che ho della Onica, no, non è Onica, è Vernice Gel della Onyx, dovrebbe essere, sì, by Onyx Nail. Sono, questo è Martino che sta giocando con Pippo, sono praticamente 3 in 1, vedete? Praticamente vi evitano di fare dei passaggi e sono molto più veloci. Allora, intanto io ho tolto il mio semipermanente, l'ho tolto, utilizzando, l'ho tolto ieri sera, utilizzando queste mollette che si trovano dai cinesi, praticamente ho imbevuto uno di queste salviettine, cotoncini, come volete chiamarlo, perché sono ottimi per il discorso unghie, per acetone vari, perché non lasciano in giro pelucchi, non è come il cotone normale. Comunque potete utilizzare anche in dischetti da strucco, insomma, anche quelli vanno bene. Li ho imbevuti con questo Laila Gel Polish, solvente per rimozione gel polish. Io utilizzo questo perché questo l'aveva preso mia figlia anni fa, no, l'anno scorso, o l'altro anno ancora, adesso non mi ricordo, perché apposta per il semipermanente. Poi non so se vada bene anche l'acetone normale. Fatemi sapere se qualcuno di voi lo rimuove appunto il gel con l'acetone normale. Quindi l'ho imbevuto, poi dopo ho inserito dentro il dito in questa maniera, qui naturalmente è tutto imbevuto di solvente e si lascia agire un po'. Va bene anche, adesso qui mi si è tolta una pellicina, va bene anche grattarlo, naturalmente si può grattare bene il semipermanente un po' in modo che poi il liquido penetri bene e lo tolga. Il semipermanente dà la possibilità di utilizzare quindi le proprie unghie senza sentire il fastidio della unghia finta. Vi ho fatto vedere anche come faccio a mettere e a rimuovere quelle, è sicuramente molto meglio. Quanto mi è durato il semipermanente? Allora, a me 10 giorni questo, ma l'ho tolto non perché si era rovinato, l'ho tolto perché c'è la ricrescita e quindi poi sta male, insomma, no? Adesso questo della M, quando si va ad asciugare non è bello lucido, come magari gli altri, no? E quindi ho applicato un top coat sopra, ma vi dico che è rimasto spettacolare. In più l'unghia col semipermanente si rinforza, no, si rinforza, sembra molto più dura, perché adesso qui se la sentite è un po' molliccia, no? Perché appunto quando si va a grattare, si va a togliere appunto la prima parte qui dell'unghia in modo che penetri bene il prodotto, che attacchi bene insomma lo smalto, è ovvio che si indebolisce un po', però sono sicuramente messe meglio di quelle insomma di quando si utilizza appunto la colla e poi. Allora, quindi cosa serve per fare il semipermanente 3 in 1? Allora, serve uno smalto, ovviamente 3 in 1, dovete assicurarvi che sia uno smalto 3 in 1, quindi che vi eviti di fare tutti gli altri passaggi, di comprare gli altri prodotti che sono base, primer e sigillante. Al posto del sigillante, almeno io su questi, come vi dicevo, su M utilizzo il top coat e mi ci trovo benissimo. Poi ho una lima. Poi vi serve una di questi buffer, che sono quelli che vanno poi a lucidare, a sistemare l'unghia finale, insomma in maniera finale, e poi abbiamo una spazzolina per togliere le polveri, e poi uno spingi cuticole e l'olio per le cuticole. Basta, queste sono insomma le cose che servono, e poi serve naturalmente una lampada UV, perché appunto dovremo catalizzare appunto in lampada. Le cuticole vanno tirate indietro, bene.
Ecco qua, allora le mie unghie sono pronte, ripetendo i vari passaggi. Prima tirate indietro le cuticole, poi si passa con questa lima e poi si pulisce con questa. Alla fine, dopo aver fatto tutto ciò, si prende una spazzolina e si toglie la polvere, che l'unghia deve restare pulita, non ci deve essere polvere, non ci deve essere sporco, così il nostro semipermanente attaccherà bene. Ecco qua. Allora, io andrei a applicare oggi, siccome non l'ho mai provato, questo Mesauda Milano che ho preso da eBay e ha tanti bei colori. Ho sentito dire che è un buon prodotto e comunque sono buoni anche tutti quelli che vi ho mostrato, anche quelli della Onyx sono molto molto buoni. Questo è un color, pensavo fosse un colore un po' più viola, invece in realtà è un frutti di bosco e comunque si applica normalmente come un smalto normale. Stando bene attenti a non andare troppo, a non attaccare insomma le cuticole. Adesso questa è la prima passata e vado in lampada 120 secondi. Allora, ecco questa. La prima unghia, naturalmente il pollice va da solo in lampada. La prima passata, già dalla prima passata non mi sembra niente male. Dopo vedrò se darne un'altra. Va messo molto bene, vanno sigillate bene, insomma, le parti dell'unghia, evitando appunto di toccare la pelle e le cuticole. Adesso passiamo alle altre dita che le farò tutte subito e poi dopo vanno in lampada tutte e quattro assieme. Ecco qua, fatto anche queste, vediamo se riesco a farvel vedere meglio. Ecco qua, fatto anche queste, e dopo valuterò se fare appunto un'altra passata e magari andare a sigillare meglio qui sotto, perché non è facilissimo con la telecamera in mezzo qua a farlo, riuscire a fare tutto bene. Quindi adesso vado a fare l'altra mano, come vedete insomma è molto molto semplice, inoltre le unghie non si spezzano, si induriscono, ecco perché andrò a fare anche un'altra passata, perché quindi mi permette di averle anche più belle resistenti e niente, e si rovinano molto meno che non utilizzando insomma le unghie finte. Quindi adesso vado a fare anche l'altra mano e quindi poi ci vediamo quando ho fatto tutto. Non va utilizzato lo sgrassatore su questi smalti perché non c'è dispersione di polimero, cioè sui 3 in 1 risparmiate anche la sgrassatura, cosa invece che credo che vada fatta sul semipermanente normale. 3 in 1 sono molto vantaggiosi perché fanno risparmiare insomma vari passaggi. Anche se avrei preferito un colore magari più chiaro di questo, però non mi dispiace, dai, è un colore insomma portabile. Adesso vado a fare l'altra mano e poi ci vediamo alla fine. Allora, eccomi con le mie unghie a posto, come vedete sono venute benissimo. Vedete lo smalto che bello lucido che è. Quindi questo Mesauda, che è la prima volta che utilizzo, è uno smalto americano, guardavo appunto dietro Made in USA. E 3 in 1, devo dire che l'applicazione è fantastica, non cola per niente a differenza di questi della Onyx Gel che Onyx Nail, scusate, che colano un pochino, mentre anche questo qua della M va molto bene, però anche questo di Mesauda mi piace parecchio, fa una bella stesura. Io ho fatto due passate di tutte le unghiette perché così si rinforzano bene, sono belle resistenti. E devo dire che anche come applicazione, appunto, ottima, pennello fantastico,
Io sono più che contenta, il risultato finale è ottimo, vedete, non serve nessun top coat, nessun sigillante perché è bello lucido, poi dopo uno a discrezione magari ce lo vuole mettere, ce lo mette il top coat e devo vedere appunto la durata, come rende, questo ve lo farò sapere più avanti. Allora, questo è 5 ml, devo aver letto da qualche parte, 5 ml, quindi è piccolino, l'ho preso da eBay, costa 8 euro. E contate le spese di spedizione, insomma, in tutto l'ho pagato 12 euro. Questo invece è sempre 3 in 1, è un 15 ml, pagato 9 euro. Però dopo serve la signora mi ha detto metta il sigillante. Io ho messo il top coat, è andato bene lo stesso ed è durato parecchio anche questo. Questi invece vengono 7 euro. Allora, questo l'ho comprato in negozio senza spese. Questi invece sono stati presi sul sito. Ancora qualche anno fa vengono 7,90 euro, sono 12 ml, quindi sono belli, insomma, bello, c'è tanto prodotto dentro, però poi ci sono le spese di spedizione. Quindi, insomma, questi Mesaud hanno anche tanti colori, vedremo magari se prenderne degli altri o di magari prendere qualcos'altro della M. Andiamo a mettere appunto l'olio per le cuticole per terminare, insomma, la manicure. Devo dire che questo sistema è fantastico di applicazione dello smalto perché così mi fa un effetto rinforzante, perché a me anche lo smalto normale me le indebolisce. Certo è che è sempre un lavoretto, ti vanno sempre via 2 ore, 2 ore e mezza per la rimozione, poi per l'applicazione. In lampada stanno 120 minuti per passata. Il pollicione va da solo, invece le altre quattro dita vanno assieme. Quindi, insomma, in una serata si fa tutto, ma poi il risultato è ottimo e dura davvero per giorni senza avere lo stress di dover applicare ogni volta lo smalto. E poi bisogna stare fermi anche quando si applica lo smalto normale. A me succede sempre che ti muovi e lo smalto, insomma, si rovina. Invece, in questo caso, fatto il lavoro, lo smalto non si rovina più. Allora, vedremo insomma come resiste, come rende questo Mesauda, poi vi farò sapere. Vediamo se trovo la cartella colori. Ecco, quando mi è arrivato lo smalto mi hanno mandato anche la cartella colori. Questo sarebbe il mio che ho messo adesso, che è l'Alternative. Vediamo se lo trovo. Blues Alternative, vedete che non è proprio uguale. Questo è un po' più sul viola, questo tende un po' più al rosso. Sì, ma non so, io non lo vedo tanto uguale. Comunque, questi sono tutti i colori, però online trovate tutto. Io sotto vi lascio il link di Mesauda e anche il link dove ho comprato insomma lo smalto. Come vedete, fanno vedere lo smalto, poi c'è la lampada e poi c'è loro hanno anche appunto quello per rimuovere il tutto. E qui c'è spiegato bene bene come fare. Quindi sono più che contenta di questa soluzione che ho trovato per mantenere insomma le mie mani in ordine e poter utilizzare bene anche insomma per avere dimestichezza, l'ottima manipolazione che mi serve anche sul lavoro. Io ho bisogno di mani non tanto di unghie non tanto lunghe, le farò crescere ancora un po' e poi dopo magari le riduco. Intanto sono troppo contenta perché sono anche belle e resistenti, quindi sono contentissima. Bah, spero di esservi stata utile con questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate. Intanto ringrazio tutte e tutte le ragazze che mi hanno suggerito di fare il semipermanente perché veramente mi hanno dato un'ottima idea. Ero molto prevenuta sul semipermanente. Quindi io vi saluto, vi mando un grosso abbraccio e ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao!